Buonasera, benvenuti a tutti i telespettatori di Roma 1 e Ostia TV. Apriamo con la cronaca. È stata effettuata l'autopsia del corpo di Mario D'Angelo, il 60enne trovato senza vita ieri in un campo incolto in via Bazzini a Sanni di Ostia. Secondo i medici non ci sono segni traumatici, mentre sarebbero emersi gravi problemi di salute che potrebbero essere legati al decesso. Resta il giallo su come l'uomo sia finito all'interno della cabina abbandonata nel campo. Tra le ipotesi, il fatto che potrebbe essere stato qualcun altro a portarlo all'interno della cabina dopo il decesso, ma i motivi e gli eventuali autori per ora restano un mistero. I carabinieri di Ostia continuano le indagini. E adesso cambiamo argomento, parliamo di politica e del decentramento. Dopo il lungo pomeriggio di ieri nel comune di Roma sono arrivate alcune comunicazioni, innanzitutto da parte del comune stesso che ha detto che nel corso della seduta consiliare di ieri è stata inserita all'ordine dei lavori la delibera per il decentramento amministrativo del municipio di Ostia. Il provvedimento, dice ancora il comune, che sarà discusso nelle prossime sedute consiliari, prevede di trasferire ad Ostia maggiore autonomia amministrativa. E poi ancora le dichiarazioni di Vizzani dopo questa giornata. Singolarmente le 13 firme grazie alle quali è stato inserito all'ordine dei lavori dell'Assemblea Capitolina il decentramento del 13° municipio sono tutte del PDL, a dichiararlo appunto Vizzani. Sull'esito della votazione aggiunge: sulla carta sono tutti a favore, ma è più di un anno che aspettiamo questa votazione. Comunque non serve fasciarsi la testa prima di romperla. Avevo chiesto che la delibera venisse discussa e così è stato. Per oggi è tutto dal Litorale Romano. Grazie Elena, a voi, arrivederci.